vorrei prediligere i bambini in questo caso, però vorrei arrivare fino all'ultimo spettatore là in fondo. Salve! Quel signore là, quello... esatto. E lei è morto, non hanno avvertito. Allora, voi sapete quando in televisione facciamo quelle cose per cui tocchiamo lo schermo e diciamo... toccate la, mettete la mano qui sullo schermo e poi andate a destra, a sinistra, sopra o sotto e in diagonale. Presente? L'ha fatto lei, vero? Lui l'ha fatto. Lei si vergogna, ma l'ha fatto anche lei. Ora provate a fare questo, che è divertente. Aprite le mani così, tutti, eh? Non sono casella, potete farlo. I pollici giù, così? Ok, molto bene. Ora mettete la mano destra, quella segnata da questo bracciale, sulla sinistra, così. Tutti così. La destra sopra la sinistra. Questa è la destra, questa è la sinistra. Fatelo tutti, anche là in fondo. La destra sopra la sinistra. Ok? Avete fatto? Molto bene. Ora fate questo. Allora, okay. Va bene. Allora, facciamo così. Tu come ti chiami? Come? Non sento Elena, vieni qua. Non sento Elena, vieni più vicino. Come ti chiami? Elena, veramente? Allora fai il giro lì, Elena, che ti portano sul palco perché vi mostriamo come funziona un gioco di prestigio. Applauso. Ecco voi Elena, direttamente la sfilata Amore e Moda di Positivo. L'autore, bellissima. Un applauso per Elena, splendida. When you love the love rabbit. Sai cosa vuol dire? Can you love the love rabbit? Neanche io, ma fa lo stesso. Ora Elena, tu stai per imparare il segreto del come fare sparire le cose. Sei pronta? No. Elena è molto contenta di essere qui, vero Elena? Sono felice. Fai un sorriso? Ecco, no, esatto. Allora Elena, guarda, questo è un sacchetto, ci sono tre sacchetti di carta, scegliene uno, quello che vuoi. Questo, gli altri li regaliamo, non ci servono più. Ok, via. Elena, apri e controlla che non ci sia un coniglio qua dentro. Ma ci guarda anche, perché è normale tenere i conigli di vento. Allora, Elena, ora, stai bene attenta. Prendiamo questa bottiglia di birra e la mettiamo all'interno del sacchetto. Ora devi fare un gesto e fare sparire la bottiglia, d'accordo? Concentrati e fai un gesto, vai, un gesto magico. Non conosci i gesti magici? Ok, il gesto magico è questo. Fammi vedere. È questo. Prego. Uguale, perfetto. Allora, la bottiglia di Elena è ancora qui, quindi bisogna che ti concentri di più, ok? Fai un passo indietro magari, okay, ferma lì e sposta tutto il peso sul braccio, forza, forza. E la bottiglia? Ok, Elena, io non ho la giacca, non posso nascondere la bottiglia, quindi devi fare bella figura. Fai un gesto forte. Molto bene. E la bottiglia, che ci crediate o no, è sparita. È vero, attenzione. Posso fare di più io, guardate. E dico passo, eh? Ok, Elena, fagli vedere cosa sai fare. Fai il gesto magico più forte che puoi. Così. Vai. Secondo voi è sparita? No! No, perché si deve. Allora non credete alle cose, rimane soltanto il tappo. Un applauso ad Elena! Elena, tu sei una bimba molto... quanti anni hai? 10. Qui davanti hai dei bambini, vedi? Mi vuoi indicare uno di questi bambini? O una bambina, un bambino, uno qualsiasi? Me ne vuoi indicare uno? Chi è? Quello istituto? Quello con la...